Ciao, benvenuti a Clip Notes. La puntata di oggi sarà di inglese e in particolare affronteremo il futuro. In inglese principalmente ci sono tre modalità per esprimere il futuro. La prima è con il present continuous, ovvero avremo un soggetto, l'ausiliare essere e il verbo nella forma in ing. E si usa per esprimere azioni future premeditate o programmate definitivamente. Per esempio, se devo dire partirò per Londra sabato, in inglese diventa I'm leaving for London on Saturday. Ricordandosi che in questo caso, quando viene usato il present continuous per il futuro, è sempre accompagnato da una espressione di tempo. Nel nostro caso è sabato, on Saturday. La seconda modalità si ottiene con l'espressione be going to. E si usa principalmente per esprimere l'intenzione di compiere una data azione in un futuro prossimo, immediato o lontano. E quindi la struttura sarà il presente del verbo be, che in questo caso è l'ausiliare, poi il going to e il verbo alla forma base. Un esempio è: ho intenzione di stare a casa questa sera, starò a casa questa sera, che in inglese diventa I'm going to stay at home tonight. Tuttavia, ci sono altri casi in cui si può usare be going to, per esempio, le decisioni premeditate ma non ancora programmate definitivamente. Per esempio, io e Marta abbiamo intenzione di andare al cinema questa domenica. In inglese sarà Martha and I are going to go to the cinema on Sunday night. Un altro caso invece è quando si vuole esprimere un'azione che sta per accadere e che risulta inevitabile date le premesse. Per esempio, se devo dire guarda il cielo, pioverà, in inglese diventa look at the sky, it's going to rain. La terza modalità per esprimere il futuro in inglese è con will. Quindi la struttura sarà la persona, il soggetto, seguita da will, che è uguale per tutte le persone, non ha coniugazioni, e il verbo alla forma base. Si usa principalmente per esprimere azioni o eventi futuri non premeditati. Per esempio, se devo dire sarà difficile passare questo test, in inglese diventa It will be difficult to pass this test. Per l'uso di will bisogna ricordarsi che per la forma abbreviata affermativa sarà apostrofo doppia L, per esempio I'll. Invece per la forma negativa, che intera è will not, diventa I won't. E per le forme interrogative, a volte, per le prime persone, quindi la prima persona singolare I e la prima persona plurale we, will può essere sostituito da shall. Per esempio, se devo dire andremo al cinema stasera, diventa shall we go to the cinema tonight? Ci sono altri usi di will in inglese, per esempio un'azione che avverrà indipendentemente dalla nostra volontà. Per esempio, se devo dire l'inverno sarà qua presto, in inglese diventa winter will be here soon. Un altro uso è per le previsioni basate su un'ipotesi. Per esempio, se devo dire la compagnia guadagnerà soldi con questo prodotto, in inglese diventa the company will gain money with this product. Un ulteriore uso è per esprimere supposizioni o opinioni per qualcosa che riguarda il futuro. In questi casi avremo frasi introdotte da verbi come think, believe, suppose, expect, che introducono la frase con will. Per esempio, se devo dire penso che il tempo sarà bello, dirò in inglese I think the weather will be fine. L'uso di will nella forma contratta viene spesso usato in casi differenti rispetto a quelli già visti, ovvero un caso può essere una decisione presa nell'immediato. Se devo dire ho caldo, mi toglierò la giacca, in inglese diventa I'm hot, I'll take my jacket off. Un altro caso è quando si offre o si promette qualcosa. Per esempio, se devo dire ti prenderò del gelato, in inglese diventa I'll get you some ice cream. Un altro caso particolare invece in cui si usa la forma contratta è per ordinare nei ristoranti. Per esempio, se devo dire per me un caffè grazie, in inglese si dice I'll have some coffee please. Esiste un caso particolare di futuro che è espresso dal present simple, ovvero il present simple viene usato per quei casi dove c'è un'azione prestabilita con orari prestabiliti. Per esempio, se devo dire il treno partirà alle 6, dirò in inglese the train leaves at 6.
Bene, questa era la lezione di oggi sul futuro in inglese. Ricordatevi di seguirci su tutti i social e sul sito clipnotes.it, dove troverete appunti in inglese e molto altro. I link li trovate in descrizione. Ciao, alla prossima puntata!